lontano da Dio, non stare lontano da Gesù Cristo, non dire io non ho bisogno, non dire io già la mia religione, non dire no, ma io non ci credo, io credo in me stesso, non dire queste cose, credo in Dio, sempre qui, è Dio mandato, Gesù Cristo è stato mandato da Dio. Cosa vuol dire questo? Io so che molti, per esempio musulmani, che non mi nome. Dicono, ma cosa vuol dire figlio di Dio? Dio non ha una moglie, ma non vuol dire che Dio abbia una moglie, perché Gesù è il figlio di Dio, vuol dire il figlio di Dio, il senso spirituale, che Gesù Cristo era in cielo con Dio e Dio lo ha mandato come uomo, allora lui è venuto come figlio di Dio, per mostrarci la volontà di Dio, per guidarci nella verità di Dio. Gesù Cristo è stato il più grande profeta, alleluia, ed è ancora il più grande di tutti, perché lui è vivo, lui è risorto, lui è il re dei re, il salvatore, il messia, lui è colui che ci dà la vita, lui è colui che distrugge le catene del diavolo, lui scaccia il buio e ci dà la libertà, ci dà la pace, ci dà la salvezza. Credete in Gesù, seguite Gesù Cristo e arriverete nel regno dei cieli, entrerete nel regno dei cieli. Cari, il Signore dice nella sua parola, Gesù Cristo dice, a cosa serve se un uomo guadagna tutta la fama, le ricchezze del mondo e poi perde la sua anima? A cosa serve guadagnare tutte le cose terrene, i piaceri terreni, le cose terrene, se poi perdi la tua anima? A cosa serve non perdere la tua anima? Non perdere la tua anima! La tua anima è preziosa! È preziosa per Dio! Non perdere la tua vita! Non passare l'eternità lontano da Dio, dalla luce. Non prendere la leggera questa parola. Non c'è da scherzare davanti a questa parola, ragazzi. Siate saggi, perché la verità nessuno la può contraddire, perché la Bibbia è la verità. Nella Bibbia abbiamo migliaia e migliaia di profezie che si sono compiute. Vi voglio dire, alleluia, rapidamente, prima di finire questa sera, alleluia, il profeta Isaia, un profeta di Dio, parlò della venuta del Messia, della nascita del Messia, 700 anni prima. 700 anni prima Isaia, ispirato da Dio, parlò che il Messia doveva nascere da una vergine, che il Messia doveva venire a dare la sua vita per salvare il popolo dal peccato. Isaia profetizzò, cioè parlò nel nome di Dio, che è il Dio di Israele, il Dio dell'universo, il Dio creatore del cielo e della terra. Oh gloria, perché c'è solo un Dio, c'è solo un vero Dio. Siamo noi esseri umani, nelle nostre opinioni personali, nei nostri sbagli, nei nostri errori,
anche le mucche. Non ammazzano le mucche perché secondo loro le mucche sono divinità. Ma vedete com'è ridotto l'essere umano? Adorano i topi, in altri paesi adorano i serpenti. Ma anche qui in Italia l'uomo sta adorando tante cose che non sono Dio. Adorano le statue, adorano le immagini, adorano gli idoli, adorano le madonne, adorano tutti i santi e non adorano il vero Dio. Il vero Dio che si è rivelato nella persona di Cristo. Altri adorano gli uomini, alcuni adorano un profeta. Alcuni adorano un profeta, lo devo dire che hai chiamato Maometto, ma Maometto è un profeta, un uomo. Noi dobbiamo adorare Dio, dobbiamo adorare Dio, dobbiamo conoscere Dio, dobbiamo arrivare a Dio, perché nessun uomo ci può salvare, non è nessun uomo, Mosè non ci può salvare, Abramo non ci può salvare, Geremia non ci può salvare. Buddha non ci può salvare, il Papa non ci può salvare. Alleluia, nessun uomo, San Gennaro, San Pietro, San Giacomo, le Madonne, gli angeli, nessuno ci può salvare. Alleluia, solo Dio ci può salvare. Solo Dio. Alleluia. Abbiamo bisogno di Dio. Dobbiamo conoscere Dio, cari. Che Dio ci benedica, dobbiamo conoscere la verità che Dio ha mandato attraverso Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Vi voglio dire con tanto rispetto, cari, Gesù Cristo non è un uomo come tutti gli uomini. Ascoltate, Gesù è venuto dal cielo, lui non ha mai commesso un peccato. Gesù Cristo non ha mai peccato. Sapete perché? Perché Gesù Cristo non è nato come noi, da un uomo e da una donna. Alleluia. Gesù Cristo non è nato dall'unione di un uomo e di una donna. Non è nato da un rapporto sessuale. Gesù Cristo è nato dallo Spirito Santo. Alleluia. Per questo che lui è il vero rappresentante di Dio. Tutti gli altri uomini hanno peccato, tutti, io ho peccato, Abramo ha peccato, Mosè ha peccato, Geremia ha peccato, Maria ha peccato, il fratello ha peccato, Maometto ha peccato, tutti hanno peccato, ma Gesù Cristo non ha mai peccato. Per questo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, perché è nato dallo Spirito Santo, cari, è nato dal cielo. Lui è venuto dal cielo, si è fatto uomo, ma lui esisteva già in cielo prima. Cavalabassai, per questo che lui è il Salvatore, per questo che lui è la speranza che Dio ha mandato sulla terra. La Bibbia dice, Gesù Cristo dice, io sono la via, la verità e la vita. Vi vogliamo dire con tanto amore, credete in Dio, credete in Gesù Cristo che Dio ha mandato. Credete nel Messia, cari, carissimi, Dio ci ama, Dio ci vuole e vi vuole far vedere la verità. Credete nel Vangelo, leggete la Bibbia e scoprirete la verità, la vedete con un cuore sincero, perché Dio è il Dio di tutti, non ci devono essere differenze. Dio è uno solo, ma sono gli uomini che hanno cambiato la verità, hanno fatto migliaia di religioni false. Come vi ho detto prima, in India adorano le mucche. Lo sapete che in India hanno dei templi, milioni di idoli, di dei. Ci sono tanti idoli falsi. Per questo che noi dobbiamo, carissimi, conoscere la verità che il vero Dio ci ha mandato, la verità del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, la verità del Dio di Israele, la verità del Dio dei profeti, del Dio che ha mandato Gesù Cristo per salvarci. Che Dio vi benedica, vi illumini e vi faccia vedere questa grande luce, questa grande luce del Vangelo. Che il Signore sia, che Dio sia con voi.
cuori di tutti noi, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio.